Pasqua, io volevo sapere una cosa da te, ma mi devi dire la verità. Tu sei felice? Io sì. Sì. La verità, sono felice. Fin da ragazzo questo era il mestiere che volevo fare. E grazie a Dio ci sono riuscito. Angela, ma perché voi non lo siete? Sì, e quando ci penso, guarda, mi sembra un controsenso. Ma perché controsenso, scusa? Voi lavorate, mangiate, avete i figli, vi arrabattate. E la vita è bella appunto perché è una lotta continua e discontinua. Pasquale, non hai capito niente. Come? Eh no, io quando parlo con te non so, lo trovo sempre una incomprensione. Perché questi parlano di guerra, hai capito? No, se scoppia. Ma che deve scoppiare? Don Gino, ma che siete pazzi? Scoppia la guerra. Ma perché volete fare la guerra? Io tengo famiglia, voglio fare la guerra. E allora? Dai. Ne parlano, sì, ne parlano così per farvi all'estero, per indimorimento. Non ce n'ha, la guerra non scoppia, è un bluff. Ma qua bluff? Hanno fatto le prove antiaeree, hanno fatto l'oscuramento. Questi sono forti, se dicono che la fanno vuol dire che hanno pensato a tutto. Ma qua, questi fanno una guerra breve con mezzi moderni, la guerra lampo. Non ce n'ha, la guerra con i lampi non si può fare. Avanzano di sorpresa. Non è possibile. Io mi farei tagliare la testa, la guerra non scoppia. Io dico... È scoppiata la guerra. Scusate, è scoppiata la guerra? Sì. Sentite, ma contro chi? Non lo so, vado a sentire. Hai visto? Poi ce l'hai, scusate. Mi sono sbagliato. Pazienza. Si va a casa, vai. È pure lì. State bene, non c'è. Pasquale, dimmi la verità, ma proprio come se ti confessassi. Tu sei contento? Adesso sì. La guerra mi aveva rovinato. E a chi non è rovinata la guerra? Però da un pezzo a questa parte io sono contento. Ho ripreso il mio lavoro nell'azienda tranviaria e se mi riesce una cosa che ho in testa, entro effettivo nelle ferrovie dello Stato. Insomma, sei contento? Contentissimo. E questo è il marcio. Questo è lo schifo vero. E perché? Noi non ce ne accorgiamo, Pasqualino, ma noi dobbiamo stare male, noi stiamo inguaiati, non possiamo vivere. Dite. Perché guarda, Pasqua, quando uno porta il tram come me tutta la giornata o pulisce la rotaia come te, è vero, a certe cose non ci può pensare. Allora ci sono altre persone intelligenti, istruite, buone che pensano a noi. Non fanno altro tutta la giornata che a pensare a noi. Veramente. Per esempio dicono Pasqualino pulisce le rotaie, è vero, quanto guadagna? Guadagna tanto, via da fatto, c'hai i figli, deve guadagnare di più. Ma questa gente pura, loro c'è sempre stata. E ci sarà sempre. Ma non c'è nulla, se erano pure non ci facevano fare questa guerra. Questo è il fatto. Non ne potevano fare almeno, perché quello che succede qua succede dappertutto. E i buoni ci sono in tutti i paesi. Allora che cosa accade? Che quando i buoni di un paese non si mettono d'accordo con i buoni di un'altra nazione, scoppia la guerra. Ma tu ti ricordi quel giorno che stavamo qua tranquillamente, da un momento all'altro? Ecco, uno scempio, una catastrofe. Ecco, non si parla di guerra un'altra volta? Armi nuove, bomba atomica, se scoppia. Non c'è no. Io non ci credo. No. La guerra non scoppia. Ho la mia convinzione. Io pure credo. La nottata è passata. Ora deve passare la giornata per la famiglia Iovine, per il vicolo, per tutti i vicoli, per la città intera. Una città che in fondo non è troppo diversa da tutte le altre città del mondo, piena di gente tremendamente occupata ad aspettare le cose che dovranno ancora accadere.